Allora, oggi abbiamo confezionato un bel regalo di Natale per Acquamorta. Acquamorta merita più considerazione. Il porto di Acquamorta, con l'amministrazione comunale che ho l'onore di guidare, non sarà più un porto di serie C, ma diventerà lentamente un porto di serie A e quindi collegherà. Noi abbiamo insistito, i comuni flegrei, di questo sono grato anche al collega sindaco di Procida, Dino Ambrosino, al collega di Bacoli, Giosi Gerato della Regione, i comuni flegrei, tre comuni, Bacoli, Monte di Procida e Procida, hanno insistito nella programmazione regionale affinché fosse ribadita la centralità di Acquamorta quale snodo cruciale del trasporto flegreo. La programmazione regionale ha tenuto conto di questo. Oggi finalmente ad Acquamorta attracca un mezzo degno di tal nome che può fare un servizio per 12 mesi all'anno. Io ho notato la commozione delle mamme che hanno i bambini, che hanno i ragazzi, i figli che vanno al nautico di Procida, e sono effettivamente entusiaste di questa cosa. Siamo molto emozionati anche noi e siamo soddisfatti. Oggi la prova sembra essere andata a buon fine, quindi a brevissimo partirà questo servizio che è fondamentale per lo sviluppo economico e turistico di Monte di Procida. Buongiorno a tutti, siamo con il comandante Michele Laura che vuole fare una comunicazione a tutti i cittadini di Monte di Procida. Salve, buongiorno a tutti. Noi siamo stati invitati dal comune di Monte di Procida per questa, diciamo, prova di ormeggio. La nostra idea è di instaurare un ponte sul canale di Procida, chiamiamolo proprio Operazione Ponte sul Canale di Procida, come esiste in Sicilia, fanno il ponte sullo stretto di Messina. Noi faremo il ponte sul canale di Procida e speriamo di riuscire, i presupposti ci sono. A breve dovremmo completare tutte le operazioni di messa a punto per poter dare la massima sicurezza alla nave di poter ormeggiare sia qui che a Procida. Dopodiché è una promessa, entro la fine di gennaio sicuramente la nave sarà operativa. Da parte dell'amministrazione ci sarà tutta la disponibilità per raggiungere l'obiettivo. Io voglio dire ancora questo, io il comandante lo conosco, sono anni, ed è il direttore generale della Lazio Mar. Il comandante, per diciamo fare tutte queste prove, tutte queste cose, ci sono presupposti che faremo questa linea da Monte di Procida a Procida. Come il comandante ha detto, è un ponte da Monte di Procida a Procida. Penso che ci sono tutte i presupposti per fare queste cose, e diciamo che Monte di Procida ne ha sicuramente vantaggio su queste cose, e che noi cominceremo ad avere un turismo, ad avere, diciamo, più frequenza a Monte di Procida di persone che ce n'è bisogno per le attività e per tutto. E dopodiché, come ha detto il comandante, c'è tutto, diciamo che la professionalità le cose per fare, e speriamo che vada tutto in porto.